questa legge, la legge 128 sui disturbi alimentari, che questa mattina è stata approvata all'unanimità, io ci tengo a dirlo perché è stato un lavoro trasversale immane, prevede innanzitutto la costituzione di una vera e propria rete formale sul nostro territorio lombardo e quindi di strutture pubbliche e private accreditate che esistono e che vanno supportate, valorizzate e implementate. E lo sviluppo, la creazione di una cabina di regia all'interno della DG Welfare che avrà dei compiti importanti, tra questi non solo quelli di coordinare e di stendere le linee guida, ma in modo particolare quella di dedicarsi all'abbattimento delle liste d'attesa. E poi un punto importante, noi l'abbiamo dedicato al tema della formazione dei sanitari e non solo, quindi partendo anche, entrando anche proprio nelle scuole, con una formazione anche ai docenti e partendo alla base della sanità, quindi al medico di medicina generale e pediatra di libera scelta. E la famiglia che deve stare al centro del percorso di presa in carico e cura dei ragazzi e delle ragazze per raggiungere il massimo successo. Questi sono un po' i punti focali, oltre al rafforzamento, l'aumento dei posti letto di degenza residenziale sulla nostra struttura e il rafforzamento anche delle equip che dovranno occuparsi del disturbo alimentare a tutto tondo.